Ciao a tutti ragazzi e buona musica. Oggi parliamo di come creare un arrangiamento fingerstyle partendo da un brano famoso. Se ti piacciono i miei contenuti e vuoi supportare questo canale, ti invito a guardare il video fino in fondo, perché nel 2023 YouTube penalizza i video che non vengono visualizzati per la loro interezza, pensando che all'utente non interessi e poi non propone i nuovi contenuti dello stesso canale. Quindi, per aiutarmi a distribuire meglio i miei contenuti, il video e avere sempre nuove proposte da portare qua, sempre interessanti, ti invito a supportarmi. Mi piaceva nel video di oggi farvi vedere qual è il processo che attuo io per quello che riguarda la creazione di un arrangiamento fingerstyle. Ho messo giù diversi punti che sono quelli che poi uso normalmente per aiutarvi a capire meglio e a suddividere sostanzialmente le sezioni e il lavoro da fare. Come prima cosa naturalmente si ascolta il brano musicale, ma c'è un però, ma c'è un ma, come diceva l'imitazione di Massimo Giletti, ma quanto sono bello. No, a parte gli scherzi, mi viene sempre in mente, quando ma c'è un ma, mi viene sempre in mente questa cosa, a parte gli scherzi. Allora, ci sono diversi tipi di ascolto, c'è l'ascolto per diletto, come ho detto altre volte anche nel discorso delle ritmiche, e c'è l'ascolto analitico. In questo caso noi dobbiamo ascoltare il brano in maniera analitica, perché dobbiamo capire cosa succede, diciamo così, una volta che noi il brano lo conosciamo, dobbiamo capire cosa succede dal punto di vista armonico, dove cambiano gli accordi e soprattutto come si comporta la melodia. Quindi ascoltiamo il brano cercando di isolare la melodia senza, come dire, coinvolgere un aspetto emotivo nell'ascolto, quindi senza pensare ah, mi ricordo quando andavo al mare che c'era quella ragazza che mi piaceva. E ecco, quel tipo di ascolto in questo momento non ci interessa, ci interessa proprio memorizzare bene la melodia, magari cantandola mentalmente o anche a voce. Se potete, memorizzate anche il testo. La seconda cosa che faccio è cercare lo spartito possibilmente per pianoforte. Perché? Perché sullo spartito per pianoforte noi abbiamo tutta una serie di informazioni che ci aiutano a capire meglio cosa succede nel brano musicale. Ho la tonalità, ho la durata esatta delle note, ho la melodia come viene scritta, ho gli accordi estesi, ho gli accordi rivoltati, quindi ho molte più possibilità dal punto di vista dell'arrangiamento. Se io invece prendo gli spartiti col testo e sopra gli accordi, praticamente quelli che si trovano in rete principalmente, non ho quelle informazioni lì e magari potrei sbagliare delle cose dal punto di vista dell'arrangiamento perché magari le ho sentite male. Quindi lo spartito per pianoforte mi aiuta tantissimo. Per trovare gli spartiti per pianoforte è semplicissimo, basta cercare su Google il nome della canzone con di fianco scritto PDF e vedrete che troverete tutto quello che state cercando, perlomeno la maggior parte. Infatti io con questa canzone ho fatto così, ho cercato Io chiamo solo te PDF di Sergio Endrigo e mi è venuto fuori questo spartito fatto veramente bene. Non è per pianoforte perché non c'è la chiave di basso, però ci va bene anche così. Allora, prima cosa che faccio, vedendo questo spartito, guardo vicino la chiave di violino e ho un bemolle in chiave, quindi qua siamo in tonalità o di fa o di re minore. In questo caso, come si fa a capire? Vado alla fine del brano, guardo con che accordo finisce la canzone e so che siamo in fa. E comincio a suonare la melodia. Suono la melodia leggendola per verificare che quello che ho ascoltato sia corretto. Praticamente mi sono fatto un'idea che quello che avevo ascoltato va bene. Adesso suono gli accordi canticchiandola. Voi sapete che non sono un cantante, però era per verificare che tutto sia corretto. E ho verificato che la progressione di accordi corrisponde a quello che c'è scritto effettivamente. Come avete visto prima, la melodia sullo spartito è scritta nell'ottava bassa. E a noi non serve questa cosa perché
sui bassi noi vogliamo tenere gli accordi, sui bassi nella parte centrale della chitarra noi vogliamo tenere i bassi appunto dell'accordo e la parte armonica, mentre il canto per la chitarra, lo dice anche il nome, ci sono i cantini, vogliamo tenerlo in alto, quindi sulle prime tre corde. Per cui cosa facciamo? La melodia che c'è scritta lì la trasportiamo in alto, quindi sulle prime tre corde massimo, cerco dove posso di non coinvolgere mai la quarta corda. Poi a volte capita che si è obbligati perché la chitarra rispetto al pianoforte comunque è un pochino più limitata dal punto di vista delle possibilità di teggiature soprattutto. Avrete notato prima dallo spartito che la melodia è scritta in basso. Noi la vogliamo trasportare in alto, perché se io faccio qua mi sono tolto la possibilità di suonare gli accordi e la parte armonica. Quindi poi la chitarra ha le prime tre corde che si chiamano cantini apposta, perché? Perché cantano, devono cantare. Quindi noi teniamo la melodia sulle prime tre corde e suoniamo esattamente quello che abbiamo fatto prima, ma sull'ottava alta. Quindi. Ok, se ci fate caso, la melodia che ho fatto è tutta in questa zona qua del manico, no? Ed è compresa nella scala della tonalità di impianto. Quindi sapete che la chitarra ragiona per posizioni. Se avete un po' di dimestichezza col caged, il fa, la scala di fa più vicina a questa zona di manico è questa. Quindi scala di fa in posizione di do. Finalmente cominciamo a mettere insieme melodie e accordi. La melodia fa. Ok, questa è la prima nota, il do. Quando cade il do, il mio ragionamento è sempre: che accordo c'è? Ok, c'è un accordo di fa maggior 7. Il fa maggior 7 più comodo che io ho in questa posizione è sicuramente questo. Quindi fa in forma di do. Poi c'è chi lo fa col barré pieno, io preferisco farlo col mezzo barré, però maggior 7, quindi tolgo praticamente il dito medio e faccio cantare la terza corda, perché il do ce l'ho sulla terza corda. Quindi il la, come vedete, è già incluso in questo accordo, quindi ce l'ho sulla prima corda, quindi faccio do do la all'interno di questo accordo che ho. Poi cade il sol minore e la nota al canto è un fa, quindi sol minore è questo, il fa che canta è questo qua. Vedete cosa succede? Fa, mi, re, do. Ok, sempre all'interno dell'accordo di sol minore. Quindi tengo la posizione col barré. E poi c'è un la minore. La minore chiaramente noi ce l'abbiamo qua. Quando c'è la minore canta di nuovo il do della terza corda. Quindi ricapitolando, fino a qua abbiamo poi non vi preoccupate se la posizione è molto semplice, per come dire complicarla si fa sempre in tempo a estenderla, dopo vedremo anche qualche possibilità a estenderla, a ridurla, a farla in un'altra zona di manico, però la cosa importante è che sia all'interno dell'accordo. Nella seconda riga abbiamo quindi rispetto a dove ero prima, che ero qua, mi sono spostato, la scala di fa non è più la posizione di do, ma è la posizione che sta a fianco. E io devo trovare una posizione, in quel momento lì mi cade il re settima, che mi faccia cantare il re, e naturalmente potrei usare questa. Vedete, questo è il re settima, il re che canta. Poi il re continua a cantare anche quando c'è il sol minore. Si bemolle. Cosa succede? Io ho la posizione che mi tiene l'accordo, anche se non è la posizione completa, e nel frattempo faccio le note della scala di fa che corrispondono alla melodia, però la posizione è quella che io visualizzo. Quindi in questo momento io cosa sto pensando? L'accordo e la scala che avvolge questo accordo. Ok? Andando al ritornello, noi abbiamo al canto un do, ma dell'ottava più alta, quindi non è più questo do qua, ma l'ottava, questa ottava qua. Quindi naturalmente ho trasportato rispetto a quello che c'è scritto. Quindi il fa che usavo prima, che era questo, non va più bene, devo usare il fa nella posizione successiva che comprende questo do al canto. Quindi
quindi userò questa posizione di Fa maggiore 7. Ok, poi abbiamo Re minore settima e la melodia fa così: Do, La, Re, Do, poi arriva Sol minore settima con il Si bemolle. Subito dopo Do settima con questa melodia: Sol, La, Si bemolle, La, Sol. Ok, quindi così un po' meglio. Ora abbiamo Fa con La che canta. Siccome mi piaceva il Fa maggiore 7, lo rifaccio. Poi La settima basso Mi. Ora la settima sarebbe questo, basso Mi, quindi sesta corda vuota. E, però mi libero anche l'anulare perché mi servirà per la melodia. Quindi viene La, Si bemolle, La, Sol, Re minore col Fa che canta. Poi Sol, La, Si bemolle all'interno del Sol minore, quindi questo Si bemolle qua. Ora abbiamo una terzina di quarti, ma non è detto che io debba tenere l'accordo, perché già il Sol minore si sente, quindi faccio... Poi Do settima, dove canta il La, e poi canta il Sol. Come ultima cosa possiamo cominciare ad abbellire il brano musicale estendendo gli accordi e con dei passaggi, diciamo così, che vi aiutino a rendere più prezioso l'arrangiamento. Per esempio il Do, che noi abbiamo nella melodia iniziale che abbiamo visto all'interno di questo Fa, noi lo possiamo raggiungere con un frammento di scala di Fa maggiore. Oppure potrei fare un abbellimento sull'armonia. Quando cade questo Re settima, invece di fare questo, fare per esempio Re settima nona diesis, nella bemolle, per andare poi al Sol minore, che mi aiuta a collegare meglio i due accordi. Ultimo consiglio che vi do, che fa parte sempre della mia routine quando arrangio un brano in fingerstyle, è una piccola introduzione. Come introduzione facciamo qualcosa di molto semplice: potremmo prendere degli accordi della tonalità d'impianto, quindi Fa, Re minore, Sol minore, Do settima. Potremmo tranquillamente utilizzarli per creare una piccola introduzione e portare al brano. Un'idea potrebbe essere: ok, questa è la routine che utilizzo io quando arrangio i brani musicali partendo da una canzone in fingerstyle. Se voi avete qualche altro suggerimento, volete condividere qualche altro vostro pensiero o riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Ciao, buona musica!